Ciao ragazzi, ormai sto usando il mio MacBook Pro 2019 da 16 pollici da circa 3 mesi, quindi me l'avete chiesto e vi faccio un po' una recensione su quelle che sono le mie impressioni dopo 3 mesi di lavoro. Andiamo subito a vedere. Allora, innanzitutto io vi ricordo che ho questo modello qui, Intel Core i9. 8 core, quella da 2,3 GHz, 32 GB di RAM, che da video di 4 GB, 1 TB e il resto è di base. Ho lavorato un bel po' con questo computer in questi mesi, ho fatto degli esami online, ho scritto più composizioni, tra cui vari arrangiamenti pop e anche delle cose orchestrali. Principalmente io lo uso con Logic e con Live, ma ovviamente uso anche Photoshop per editare le foto e le robe che mi servono per i video e per la mia pagina Instagram e Final Cut per montare i video. Prima di passare a 16 pollici usavo il MacBook Pro da 13 pollici del 2015, che era ed è ancora molto affidabile, però a livello di scheda video era davvero uno schifo. Infatti per montare un video su Final Cut ci stavo delle ore e delle ore e delle ore. Dovevo renderizzare per usare qualsiasi cosa, anche per una transizione semplice dovevo renderizzare, mentre adesso con Final Cut posso usarlo anche se non ha renderizzato e comunque non lagga per niente. In tempo reale posso vedere le transizioni e gli effetti senza nessun problema. E anche i tempi di renderizzazione sono assurdi. Ecco, vedete, già fatto. Ci ha messo un istante. E per quanto riguarda invece ciò che più ci interessa, ovviamente le produzioni audio, ho usato tantissimo Logic ed Ableton, appunto, gli ultimi aggiornamenti di entrambi, quindi le versioni più nuove. Vi faccio vedere adesso quanto ci sta ad aprire un progetto orchestrale di librerie Kontakt. Eccoci qui, fondamentalmente sono 20, 26 tracce di librerie Kontakt, quindi abbastanza pesantuccio direi. Eppure ci ha messo pochissimo. Calcolate che adesso il computer non è libero come era prima, infatti adesso c'ho solo 220 giga liberi di spazio e ne sto usando 700, quindi comunque la performance un po' ne dovrebbe risentire rispetto all'inizio. Eppure comunque non vedo differenze. A livello di performance riesce a gestire benissimo il tutto. Vediamo tipo questa sezione dove ci sono, che è la sezione un po' più piena. Non posso farvelo ascoltare, quindi mi limiterò a mostrarvi i dati. Vi faccio sentire solo un pezzettino. Non posso farvi sentire più di questo perché è una roba originale che sto finendo di scrivere. Quindi muterò il volume e vi faccio vedere un po' i dati con questa applicazione che è il Turbo Boost Switcher. Che è questo qui. La CPU al momento sta lavorando al 5%, eppure le ventole stanno girando già abbastanza forte. Siamo tipo al 75, al 60%, anche 70% di potenza delle ventole. Completamente innecessaria. Questo è il punto che avevo affrontato già nel primo video ed era la cosa che più mi dava fastidio, il rumore assurdo delle ventole. Che sono riuscito a ridurre un po' con questi due programmi, che sono appunto Turbo Boost Switcher e TG Pro. TG Pro controlla le ventole ed è questo qui. Sono due programmi a pagamento, però Turbo Boost Switcher ha una versione gratuita che funziona alla grande, mentre quello delle ventole lo dovete pagare, costa tipo 10 euro, non mi ricordo, ma comunque funziona bene. Vedete che adesso, anche senza far nulla, la GPU è al 5%, ma lui sta facendo un casino. E allora io mi sono fatto i miei settaggi, che si abilitano con questo qui, Auto Boost. Adesso si calma. Spero. Esatto, avete visto? Adesso è tornato a un utilizzo normale delle ventole, perché in realtà quell'utilizzo era eccessivo, dato che la CPU comunque sta lavorando al 5% ed è abbastanza inutile. Adesso non dà più fastidio. Così ho risolto, diciamo, il problema. È normale che se lavorate adesso su un progetto e la CPU va al 100%, oppure state montando un video, esportando qualcosa, renderizzando un audio, è normale che comunque le ventole spingano perché sta lavorando tanto. Ma in condizioni normali, dove la CPU alla fine è al 5%, era inutile lavorare al 75% e così ho risolto il problema. Poi
Poi il computer tende ad abilitare il turbo boost perché c'è il problema che l'i9 non riesce a gestire tutta la potenza effettiva che può usare il MacBook e quindi tende ad abilitare sempre il turbo boost anche quando non è necessario, ad esempio quando fate una chiamata Skype. Ecco perché con questa applicazione potete disabilitarlo e abilitarlo solo quando effettivamente vi serve più potenza. Quindi andiamo a vedere quanto va a crescere adesso la CPU. Vedete, comunque è cresciuta di un 5%, siamo al 10% di CPU con una roba che ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 VST Kontakt orchestrali e sapete bene quanto pesa un violoncello di una libreria Kontakt. Quindi a livello di performance nulla da dire, è perfetto, è una bomba. Logic poi con il nuovo aggiornamento va da Dio, funziona benissimo. Ableton invece dà un po' di problemi in più. Nel senso che a volte rallenta un po' o richiede un uso di CPU un po' maggiore rispetto a Logic, il che è strano perché almeno nel mio vecchio computer, nel MacBook da 13 pollici del 2015, era assolutamente il contrario, cioè Ableton era molto più leggero ed effettivamente Ableton è molto più leggero di Logic perché ha la metà delle funzioni di Logic. Quindi è strano questa cosa, non capisco il perché, però è quello che succede effettivamente. Vediamo adesso, prova ad aprire il progetto. Anche qui è un progetto non renderizzato con parecchie librerie Kontakt, quindi cioè, comunque fa fatica ad aprirle anche perché le librerie ce le ho tutte nell'hard disk. Eccoci qui, ce l'ha fatta. Devo dire anche più lento del solito. Spesso è un po' più veloce, ma comunque parliamo di 52 tracce con tante librerie Kontakt aperte, drum, effetti e tantissime altre cose. È un mixaggio già abbastanza completo. Ah, in realtà mancano le voci, però l'arrangiamento adesso è finito. Andiamo a vedere il consumo di CPU. Andiamo nel punto più alto, anche qui non posso farvi sentire il tutto perché è una traccia ancora inedita. Però andiamo sull'ultimo chorus, che è quello più pieno, andiamo a vedere il consumo di CPU. Ecco che la ventola sale. Qua c'è un botto di roba, quindi ci sta. Però come vedete la CPU resta al 15%, cioè non sta salendo così tanto. Nel mio vecchio computer nel 13 pollici, cioè una roba del genere, avrebbe fatto andare la CPU al 100%. Parliamo di una canzone completa con 52 tracce, quindi per me, abituato al vecchio MacBook Pro da 13 pollici con l'i5, questa è tanta roba. L'unica cosa che continua a darmi fastidio, vedete, sì, sicuramente c'è più roba qui rispetto al progetto di prima di Logic, però alla fine Logic stava andando al 10% di CPU, questo qua al 15%. Adesso senza far nulla è al 10%, quindi comunque c'è un aumento di senza far nulla del 5%, perché prima Logic senza far nulla era al 5%, mentre Ableton senza far nulla è al 10% e la ventola già rompe il cazzo. Comunque quando la ventola rompe troppo le scatole e avete bisogno di silenzio per fare una cosa, potete anche tirarle giù, non troppo, perché se comunque stanno su ci sarà un motivo, quindi le tirate giù il tempo che basta per non darvi fastidio. E poi le tirate su al 100% per farlo raffreddare. Perlomeno questo è quello che faccio io ogni tanto quando proprio mi danno fastidio. Però in generale cerco di tenerle sull'automatico col settaggio che ho fatto quando sto lavorando con Ableton o con Logic in modo che non mi diano tanto fastidio. Ecco, adesso si è calmato. A volte le tiri giù col manuale, poi le metti sull'autoboost e lui capisce che effettivamente non deve rompere le scatole perché
il computer non sta sfruttando nessuna performance eccessiva, la CPU è al 10%, quindi non deve rompere le scatole. Quindi queste sono, diciamo, le mie prime impressioni dopo un paio di mesi di lavoro. E devo dire che a livello di performance è grandioso. L'unica cosa è appunto questo rumore delle ventole che è fastidioso, però più o meno l'ho risolto con questa applicazione. Adesso spero che la Apple faccia qualcosa, perché non è giusto pagare 10 euro per un'applicazione di terza parte che comunque può danneggiare il computer. Dovrebbero fare qualcosa loro a riguardo. E niente, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, io continuo a pubblicare musica originale, anche qualche cover, ma soprattutto tutorial e altre robe molto tecnologiche che ci piacciono tanto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!